Bentornati sul mio canale YouTube, ragazzi. L'onta della vergogna. Abbiamo perso contro una squadretta sulla carta non temibile. Era in divisione 8, noi in divisione 7, 6, dove cazzo siamo, non mi ricordo più. Siamo in divisione 7, quello era in divisione 8. Ci ha demolito 2-0, ragazzi. Ha giocato meglio, sicuramente, più bravo. E noi, ragazzi, abbiamo fatto proprio schifo. Come non mai. Grazie di essere qua, nonostante le mie bellissime sconfitte, perché sono belle per gli avversari, ovviamente. Nonostante la mia non super giocabilità a questo gioco, mettiamoci in mezzo l'arbitraggio schifoso, mettiamoci in mezzo i rimpalli che non ne becco mai uno su uno, questi anche sfighe, però la vittoria 2-0 dell'avversario ci sta tutta, perché sicuramente ha fatto più tiri in porta, anche se il suo portiere ha fatto molte più parate del mio, però alla fine i suoi gol li ha fatti, i miei non sono entrati. Quindi onore a questo player che ci ha battuto per 2-1 e 2-0. E adesso, ragazzi, continuiamo la partita, continuiamo a giocare nelle divisioni, tentando di fare questi maledetti 9 punti che ci porterebbero in divisione 6. Quindi grazie a chi si iscrive, grazie a chi lascia un like, grazie a chi fa semplicemente un avviso, grazie a tutti i miei amici YouTubers che poi saluteremo, grazie a chi anche commenta e a chi condivide il mio video. Vi ricordo anche in descrizione, troverete il link al canale Telegram, dove io scriverò le novità, se porterò una live, se farò qualche particolare contenuto, se farò un contest, insomma queste cose qua. Ma c'è anche il gruppo dove tutti quanti si potrà parlare, si potrà scrivere la propria opinione, si potrà dire le proprie idee, si potrà parlare di quello che si vuole, ovviamente tutto nell'ambito calcistico, quindi anche da PES, da eFootball, FIFA, FC24, eFootball Manager. Tutto il calcio, anche il calcio reale, ragazzi, tutto un calcio a 360 gradi, ci potrà parlare, scrivere in questo gruppo, appunto chiamato Tufo Mix Games, ed è raggiungibile cliccando direttamente sul link che trovate in descrizione. Ovviamente Telegram è gratuito, lo sapete, si va da iOS, Android, quindi telefonino, iPad, tablet, computer, pagina web, si va in ogni maniera e non costa assolutamente niente. Oltretutto, il vostro numero telefonico rimane, se volete, anche segreto, quindi nessuno lo potrà sapere. Detto questo, andiamo subito a prepararci per la prossima partita, salutando i nostri amici YouTuber, come prima avevo detto. Salutiamo Alessandro Gamer, Eburneo, The Last Ace, Alebene86, che portano tutti e quattro questo stesso gameplay sui loro canali. Mi raccomando, andate a trovarli, sono veramente in gamba. Più bravi di me, senza dubbio, non si scappa da questa cosa. E anche simpatici e divertenti, quindi andate a trovarli. Oltre a loro, ovviamente, salutiamo anche Lupo del Tubo e Squalo Calcio. Tutti i sei ragazzi e amici sono elencati nella mia sezione canali. Ok, giochiamo contro il Genoa FC, e vediamo di riuscire a fare qualcosa di meglio delle ultime due partite. Abbiamo fatto un pareggio e una sconfitta, ragazzi. Un punto in due partite, bisogna fare 9 per raggiungere la divisione 6, ma dobbiamo farcela in tutti i modi. Giochiamo contro il Genoa, squadra abbastanza importante. Vediamo un po' le magliette, lasciamo così, vediamo, andiamo avanti, vediamo subito anche le formazioni. Il nostro avversario ha Haaland, Mbappé, Ronaldo là davanti, vediamo noi come funziona. Qua abbiamo Mbappé e Messi che sono messi abbastanza bene, difesa tutti abbastanza carichi. Abbiamo un Can che è in super, diciamo in forma buona, abbiamo anche tutti gli altri, a partire da Salah, Kane, centrocampo e difesa. Lasciamo quelli che sono perché non vedo niente di meglio. L'avversario, come dicevo, si gioca con Haaland e Ronaldo davanti, Mbappé tutto destra e Antony tutto a sinistra. Formazione abbastanza buona, punteggio non altissimo, i giocatori sono tutti di valore, quindi vediamo subito. Haaland non è stato, credo. Haaland è quello base, ragazzi. Questo è un giocatore che ha tutti i giocatori base, perché non vedo nessuno di quelli, diciamo, particolari, a parte forse un paio. Va bene, ragazzi, diciamo di andare a giocare, diciamo di cercare di fare bene, cerchiamo di vincere questa partita, perché un punto dopo due partite è poca roba, molto poca roba. Va bene, forza, fate un po' il tifo, alzate le bandiere e i tamburi. Vi voglio sentire belli tosti, belli forti, in maniera che poi mi aiuterete anche voi a portare avanti
il discorso promozione. Amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Allenatore Gasperini, ragazzi. Ok, a Holland, quindi cerchiamo subito di fare il, la difesa, perché qua con Holland si parte sparato. Infatti questo qua può fare il giochetto. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento, e forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate tifosi delle squadre in campo oggi. La caratteristica forma U di questo stadio offre uno spettacolo sensazionale. Reazione di pure. Occhio ragazzi, occhio, e qua già si mette male in partenza, Già si mette male in partenza, La bandierina, il primo assoluto del match. Primo angolo dopo 3 minuti per l'avversario. Ma da cosa fai? Ma perché gliela passi? Ma se io la butto via tutto premuto, vuol dire forte, lontano, lungo, me la passa qua a 2 metri, ragazzi. Non è questo che. Non è così che funziona. Un passo, se io la passo forte, deve andare anche forte, no? Mbappé prova a superare la difesa con un filtrante. Occhio, Neuer dice di no. Ma che cazzo, ma ragazzi, cominciamo a fare un po' cagare. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé, Chaka, arriva Cristiano Ronaldo, palla ad Anthony, scodella al centro. Va bene così. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' tenta il tiro. Cos'è più di merda che ha fatto? Cos'è? Il perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Sulla destra. Bravo. Si fa avanti sulla corsia di destra. Anthony, cross di Anthony. La gioca in profondità. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Vede un varco e si infila in dribbling. Neuer dice di no. Barella va in porta, bravo. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Mbappé. Bellingham. Holland. Cristiano Ronaldo. Palla ad Anthony. Oh! Ha una chiara occasione. Può concludere. Ottimo. Meno male, raga, non è fortissimo questo avversario, però qualche azione buona me l'ha già fatta in porta, Ancora zero per gli avversari. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. No, non perdono tempo. Ma che cazzo, ti rimpalli di mia, ti rimpalli è mia. Oh, Marquinhos, che sì, c'è Messi? No, sbagliata. Anthony decide di cambiare gioco. Mbappé, nessuna delle due squadre ha trovato ancora il gol, ma è un buon inizio di gara, divertente. Sì Fabio, si stanno affrontando a viso aperto. Stanno cercando il vantaggio e hanno le idee chiare su come farlo. Mbappé, gran prova di forza. Ah, miseria. Ho deviata io fuori. Porta raga. Prova a darla profonda nello spazio. Palla dentro di Mbappé. Messi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Che sì. Mbappé. 30 minuti sul cronometro. Punizione questa, Questo è un fallo bello buono, Fermata l'azione da gol, Casemiro. È peccato che non riesco a tirarla. Granit Xhaka.
tiro. Occasione per il contropiede. Dai! Cristiano Ronaldo. Anthony. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Merda. Mbappé prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Madonna, non ce l'ho fatta. Granit Xhaka la gioca a sinistra, passa il pallone però male. Scodella in avanti. No, c'è nessuno qua. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Madonna. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. C'è l'opportunità per il contropiede. Intervento decisivo. Messi. Ma allora? Si fanno ma dai, ma che cazzo? Serve più precisione e velocità. Holland. Fine primo tempo 0-0, partita penosa, ragazzi. Partita penosa. Nel primo tempo in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Partita penosa. Non esistono partite facili, oggi di sicuro è uno di quei casi. Molto penosa, eh. Tiri in porta, lui 3, noi 1, ma penoso la partita, veramente schifosa. Veramente schifosa, una partita che non è neanche da raccontare niente in questo momento. Cerchiamo di... Saranno contenti della grinta e della mentalità mostrate finora, ma non della qualità delle conclusioni. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. L'azione è già ripresa. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Messi. Opportunità di ripartire. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Vabbè, un tiro in porta, deviato. Ci sta l'angolo. Ragazzi, se volete lasciare un like, fatelo. Non è obbligatorio. Stiamo facendo abbastanza schifo in questo momento. Sul portiere, dopo sul portiere, allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Xhaka. Holland. Barella prova a giocarla in profondità. Che sì. Granit Xhaka. Tenta di addomesticare un po'. Così, facciamo così. Barella. E con Mbappé. Ah, un altro. Va bene. Due volte che la palla viene ribattuta in angolo. Ci sta, ci sta. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Due per gli avversari. Non è porca troia, che botta tu attraversa, ragazzi. Vabbè, ci sta anche questa, ci sta anche la traversa, Ci prova con un pallone profondo. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. La quantità di spettatori di questo partito è 44.785. Xhaka. Ma cosa? Oh, ma allora, ma corrente, giocatore di merda. Qui può partire il contropiede. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la spedisce su. Anthony. Evita il contrasto con una bella giocata. Cross di Anthony. Buona scelta. Va bene. Estremo difensore.
Ma cos'è? Ma perché la parte là? Non ho detto di passarla là. Ma non ho detto di passarla là, merda! Ma io non ho detto di passarla, ma... Ma perché la passa là al portiere che non ho indicato là col joystick? Ma porca troia! Ma fa quello che vuole questo gioco, eh? Fa quel cazzo che vuole. Gundogan. Va via in profondità. La difesa spezza questa azione personale molto. Ma poteva anche prendere tutto qua, eh? Arriva Cristiano Ronaldo. No, ma vai a fare in culo. Abito di merda. Dov'è la punizione qua? Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Il talento per calciare da lì non gli manca di sicuro. Chaka. Che sì, intercetta il pallone, ben fatto. Chaka, Billingham, Holland, ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento. Vai, lungo. C'è Messi. Può andare. Messi. Oh, cazzo, gol di Messi, meno male. Che è un tiro da fuori, è entrato anche per noi stavolta. Grande Messi, bel tiro da fuori di Messi. Lo farei vedere? Non credo che lo faccia vedere. Sponda di Mbappé e Messi, vediamo, tiro da fuori area, era lontanissimo, cazzo, palo e gol. Grande gol. Oh, finalmente un gol che merita di essere visto, eh. 1-0 dunque. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Messi. Che sì. Si mette in proprio, supera l'avversario. Palla al centro. Bello, me l'ha preso, me l'ha preso. Un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase. Ha calciato forte. No, troppo lontano. Vicinissimi al gol. Troppo lontano, ragazzi. Qualche cambio, vediamo. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Vediamo un po'. Messi è stanchissimo. Si bisogna cambiare qualcosina davanti. Anche qua dietro cambiare qualcosina perché sono tutti molto stanchi. Ci mettiamo Goretzka e Barella, lo lasciamo per il momento. Va bene, dai, lasciamo Mbappé. Non ho visto se abbiamo qualcuno più forte di Mbappé in questo momento da poter sostituire. Mettiamo Salah, che è più riposato. Dai, vediamo un attimino gli ultimi minuti. Gli ultimi minuti della partita, ragazzi, mi raccomando, tipo a volontà, stiamo vincendo, bisogna cercare di continuare. Arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Pallone lungo, in verticale. Errore qui, pallone sprecato. La gioca sulla destra, allunga il piede verso il pallone. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Riceve bene Kane. Palla filtrante per Salah. Se ne va. Rimane il portiere da battere. Salah! Gol! Non sbaglia! Ora doppio vantaggio per loro. Finalmente, ragazzi, ne vinciamo una. Madonna, che faticaccia vincere la partita qua, eh. Che faticaccia vincere la partita. È scappato via Salah. È scappato Salah e da lì non poteva sbagliarla, eh. Il mister stava ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Avevano imbastito una trama di gioco interessante. Peccato Scorez. Splendida reazione del portiere. Barella.
passa il pallone, però male. Occhio che prova. Madonna, ma dove ha tirato? In campo? Se la cava con una presa comoda. Finita. Ragazzi, ho finalmente una vittoria, una bella vittoria, bella. Primo tempo mi ha fatto cagare. Nel secondo abbiamo un po' migliorato, qualche azione l'abbiamo fatta. 3 punti li abbiamo guadagnati, ragazzi. Dai, forza. Si continua così e si torna in divisione 6. Mi raccomando, alla fine 7 tiri in porta su 12 ci può stare, ragazzi. Ci può stare. 7 tiri in porta contro 5. Ci può stare la vittoria 2-0, ci può stare anche se l'avversario all'inizio poteva anche farci un gol. Però diciamo che ci siamo ripresi bene. Un secondo tempo. Siamo entrati in campo nella ripresa al secondo tempo col piglio giusto, ragazzi. I giocatori sono stati più incazzati e alla fine il risultato è venuto. Lasciate un like se vi è piaciuto questo episodio, se vi piace la mia serie, se vi piace il canale di Tufo Mix. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale, ragazzi. L'iscrizione non costa nulla, è completamente gratuita. Vi ricordo anche di attivare la campanellina se volete essere avvisati ogni volta ci sarà un nuovo video. Vi ricordo i miei amici youtubers, sezione canali. Vi ricordo Telegram se volete lasciare un messaggio sul gruppo, quello che volete, e soprattutto un commento qui sotto, mi farebbe molto piacere. 5 punti, ragazzi, cioè 4 punti, ragazzi, ne vogliono ancora altri 4, quindi una vittoria, 2 vittorie e siamo tranquilli, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio, tutto come vi saluto e vi dà appuntamento domani o dopodomani. Vediamo un po' come butta, come butta. Ciao a tutti, ragazzi, da Tufo Mix, alla prossima, ciao!